Hi babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme quattro colazioni sane e veloci da fare, magari per rimettersi in forma dopo l'estate. Iniziamo con la preparazione del French toast. Come vedete, sto prendendo i vari ingredienti dal frigorifero e come ingredienti servirà il latte, io utilizzo quello di soia per fare il cappuccino, poi delle banane, delle uova, pane e miele. Di solito io parto con sbattere un uovo, in questo caso sto facendo la porzione per due persone, quindi utilizzo due uova, quindi un uovo ogni persona e sbattete appunto le uova per intero. Poi aggiungete un pochino di latte, quello che preferite, io utilizzo quello di soia con il quale faccio anche il cappuccino e lo andate a mischiare insieme alle uova. Più latte mettete, meno saprà il French toast di uova, però non esagerate troppo perché non deve essere il composto troppo liquido. Prendete poi del pane, io utilizzo quello integrale, ma anche qua potete utilizzare quello che più preferite e nel mio caso utilizzo due fette per ogni persona. Le passo all'interno del composto, diciamo, fatto con l'uovo e poi le metto dentro una padella e le faccio cuocere circa 3-4 minuti per lato e in teoria poi dovrebbero essere pronti, però controllateli sempre perché ovviamente varia in base al fornello e al tipo di padella. Se vi avanza il composto potete tranquillamente buttarlo così sopra ai French toast. Appunto, io ho il piano cottura di induzione, perciò appunto, questo varia un po' da piano cottura a piano cottura. Passiamo poi al cappuccino. Vado a mettere tutto quanto il latte già scaldato precedentemente dentro questo cosettino di plastica e vado a creare la schiuma e poi la vado a versare all'interno delle tazze. Così, secondo me, è il metodo migliore per non far trasbordare il cappuccino dalla tazza e far vedere una bella schiumetta. Poi passiamo adesso alle banane, anche qua una banana per ogni persona, diciamo, quindi la vado a sbucciare e la vado a fare tutta quanta a rondelline e servirà per andare a condire il French toast. Ovviamente qua potete scegliere il tipo di frutta che più preferite, ma secondo me sul French toast ci sta bene la banana. Ed ecco qua il risultato finale. Quindi li vado ad impiattare e poi li vado a decorare con le banane che ho tagliato poco fa, quindi le vado a posizionare sopra. Ci stanno bene sopra i French toast anche le fragole, però non sempre sono di stagione, quindi chiaramente le banane, sono, diciamo, le mie preferite perché si trovano bene o male sempre. E poi vado a condire il tutto con miele. Qua scegliete voi sempre la dose. Ecco qua il risultato finale e passiamo al porridge con lo yogurt. Allora, la preparazione consiste nel mettere una ciotolina e pesare la grammatura necessaria, insomma, di fiocchi di avena, quindi non l'avena tritata a farina, ma leggermente più grossolana, quindi fiocchi. Io utilizzo questa qui della 4 Plus Nutrition al gusto biscotto. Poi aggiungete acqua fino a quando la consistenza non sarà così, quindi liquidina ma non eccessivamente, e la mettete in microonde per circa 2 minuti, ma comunque anche qua varia sempre a seconda del microonde. Poi passiamo allo yogurt. Io utilizzo questo yogurt greco che dolcifico con il dolcificante, lo mescolo e una volta che il porridge ha assorbito tutta l'acqua vado a mettere lo yogurt sopra il porridge, che appunto adesso ha soltanto il gusto dell'avena, diciamo, ma non ha nient'altro. Quindi lo vado a condire sopra con lo yogurt e vado a preparare poi la cremina al cacao. Io utilizzo cacao amaro in polvere classico, lo metto in un bicchierino e aggiungo acqua poca alla volta fino a quando non arriva ad una consistenza cremosa e aggiungo sempre un po' di dolcificante per renderlo più dolce. Poi lo metto tutto quanto sopra allo yogurt e vado a creare quindi uno strato superiore allo yogurt di cioccolato. Dopodiché, una volta che ho creato questa specie di patina, vado a coprire con la pellicola il tutto e lo lascio in frigo tutta la notte. Di solito lo mangio la mattina dopo. E questo qui è il porridge la mattina dopo averci aggiunto una granella di mandorle. E questa è la consistenza invece all'interno, molto buono, provatelo perché è fresco e vi dà un sacco di soddisfazione. Passiamo ora al pane tostato con yogurt, banana e miele.
Anche qua utilizzo sempre lo stesso pane che ho utilizzato per il French toast. Vado a prendere due fettine e le posiziono sopra questo cosetto che andrà poi in microonde per bruschettare il pane. Voi ovviamente utilizzate il metodo che preferite per renderlo croccante. È meglio renderlo croccante perché altrimenti con lo yogurt potrebbe ammollarsi e già il pane è mollo, quindi preferisco bruschettarlo, però scegliete voi. Anche qua faccio la stessa cosa che faccio sempre con lo yogurt, ovvero lo dolcifico con il dolcificante e poi lo giro per bene. Una volta pronto il pane e tagliato anche qui le banane a rondelle, vado a prendere lo yogurt e lo spalmo sopra alle due fettine di pane. Diciamo che per la quantità di yogurt, due fettine di pane non bastano. Io di solito lo mangio a parte quello che avanza di yogurt, però vedete voi se volete fare magari più fette di pane. E niente, poi anche qua come il French toast vado a decorare con la banana. Secondo me, yogurt e banana è l'accoppiata migliore che c'è. Dopo averlo decorato per bene, vado ad aggiungere anche qua il miele a sentimento. Ed ecco qui il risultato finale, anche per quel giorno avevo fatto il cappuccino. Passiamo poi a yogurt con miele e noci. Sì, vado a nozze con lo yogurt, ma adesso che fa ancora caldo, è fresco, è facile da fare, è veloce e soprattutto sano con poche calorie, che è quello che cerchiamo un po' per metterci insomma in forma. Quindi vado di nuovo con lo yogurt, magari se vi scocciate potete utilizzare yogurt con vari gusti o di altre marche, come vedete io una volta uso Viaggiatore Goloso, a volte Delta, a volte Zimil, a volte Faye, insomma cambio. Dopo averlo dolcificato, lo metto in una ciotolina e vado a spezzettare un pochino di noci. Anche qua potete fare un mix magari di frutta secca, però secondo me yogurt, miele e noci è, come si dice a Roma, la morte sua. Quindi vado a mettere un po' di noci sopra allo yogurt. E poi vado ad aggiungere il miele anche qua a sentimento. Io preferisco sempre dolcificare pure lo yogurt, ma se non vi piace il teak o quelle cose lì con la stevia, magari lo dolcificate direttamente con il miele. Ed ecco qui l'altra colazione. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e io vi saluto. Bye!